Benvenuti in questa nuova puntata sulla personalizzazione, oggi un po' diversa rispetto al solito perché non andiamo a personalizzare direttamente lo smartphone, ma andremo a personalizzare il vostro smartwatch, quindi personalizzazione completamente dedicata all'Android Wear e non solo. Come vedrete, devo dirvi la verità, forse qualcuno di voi lo saprà, non sono un grande amante degli indossabili, però ultimamente ho scoperto una community vastissima attorno alla personalizzazione dei quadranti e quindi effettivamente mi è venuta voglia di fare questo video. Come vedete nel video vi mostrerò un'applicazione completamente dedicata alla personalizzazione delle vostre watch face, sia per personalizzare la zero, con tutti gli elementi che avete a disposizione, ne sono davvero tantissimi, sia per simulare orologi realmente esistenti, davvero una cosa molto molto interessante. E poi altre due applicazioni che non sono dedicate strettamente all'estetica dello smartwatch, ma ne aggiungono delle caratteristiche interessanti per quanto riguarda le funzionalità. E non vi dico nient'altro perché c'è davvero tanta carne a fuoco in questo video. Useremo per la personalizzazione di oggi un TicWatch E, perché il video è in collaborazione con TicWatch, però qualsiasi cosa diremo andrà benissimo per tutti gli altri smartwatch che hanno questo sistema operativo a bordo. Prima di iniziare, lasciate un bel like al video se volete altri video, come sempre, sulla personalizzazione, quindi per supportare la nostra rubrica. E vi ricordo di seguirci su Instagram, il link è il primo in descrizione perché arriveranno come sempre delle sorprese. Iniziamo subito con Watchmaker. Avete presente quando vi dico che KWGT è un must have per la personalizzazione su smartphone? Ecco, lo stesso vale per Watchmaker su smartwatch. La prima cosa da fare è ovviamente scaricare l'applicazione dal Play Store su smartphone e installarla anche sul vostro dispositivo indossabile quando comparirà il corrispettivo avviso. Una volta fatto ciò vi si aprirà praticamente un mondo, infatti facendo partire poi l'app su smartphone dovrete andare a selezionare il vostro modello in modo che l'app saprà quali watch face consigliarvi e nel nostro caso ovviamente andremo a selezionare il TicWatch E. L'applicazione in sé può essere utilizzata in due modi diversi, e ha sia una versione gratuita che una a pagamento. Qualora non volessimo spendere un euro, possiamo andare a creare le nostre watch face in maniera del tutto personalizzata, praticamente da zero con il simbolino in alto a destra. A questo punto avremo la possibilità di aggiungere tantissimi elementi al nostro quadrante, ad esempio un testo qualsiasi, uno curvo, una forma, un'immagine, i numeri dell'orologio, diversi tipi di grafiche per i minuti, anche le lancette e ovviamente dei piccoli widget, ciascuno con una funzione diversa, come ad esempio il meteo, la data, la batteria e molto altro. C'è addirittura una funzione per creare manualmente degli script in modo tale da richiedere particolari dati e o funzionalità al sistema operativo, facendo quindi comunicare smartwatch e smartphone. Insomma, vi si apre davvero un mondo sotto questo punto di vista. Questa parte dell'app è utilizzabile in maniera gratuita, anche se non del tutto, perché ad esempio alcune funzionalità sono dedicate solamente alla versione premium, come l'immagine di sfondo. Però in linea di massima potrebbero venire fuori delle buone creazioni anche con l'utilizzo della sola versione gratuita. Personalmente mi sono divertito a creare un quadrante abbastanza minimal, facendo uso di uno sfondo proveniente da Zedge che ho modificato per rendere l'effetto circolare e adatto allo smartwatch, come vedete in video. Tuttavia ho trovato molto interessante abbinare lo stesso sfondo anche allo smartphone. Ecco, sotto questo punto di vista avrete enormi possibilità di creare personalizzazioni perfettamente coese tra smartphone e l'oggetto indossabile che portate al polso. In ogni caso vi lascio lo sfondo in questione nell'articolo presente in descrizione per entrambe le versioni. Andando invece un po' più nel dettaglio, è facile rendersi conto che la personalizzazione che andrete a creare è fatta di livelli messi uno sull'altro, da spostare poi in base a ciò che volete venga visualizzato sempre in primo piano, un po' come accade con Photoshop. Per ogni componente o widget inserito ci sono infatti tantissime opzioni, come quelle per modificare la posizione, la dimensione, il colore e, cosa più importante, la visualizzazione. Ad esempio, per l'immagine di sfondo potrete decidere di visualizzarla sempre oppure quando lo smartwatch non è in standby, in modo che con l'always on attivo e con lo sfondo per la maggior parte nero potrete sfruttare al massimo il risparmio energetico del display OLED. Ci sarebbero poi molte altre cose da dire su questa parte dell'app, però non basterebbe un video intero per descriverla. Sappiate solo che potrete dare spazio all'immaginazione
e perdere anche intere giornate a creare quadranti per il vostro indossabile. L'altro utilizzo invece che potrei fare di Watchmaker è sfruttare tantissime possibilità offerte dalla community. Su Google Plus, infatti, trovate un gruppo dedicato, di cui vi lascio il link nell'articolo in descrizione, con tantissime persone che sviluppano quadranti particolari o ispirati a orologi realmente esistenti, dai Rolex ai Casio, passando per tantissimi altri modelli. L'unica nota negativa è che per scaricare questi quadranti dalla community e utilizzarli sul proprio smartwatch, purtroppo è necessario avere la versione premium di Watchmaker. Quest'ultima comunque costa 3,99€, che è sì un prezzo abbastanza alto, però vi apre davvero un mondo di quadranti e vi permette di usufruire di tutto ciò che la community è in grado di offrirvi. In ogni caso vi consigliamo di seguire il nostro account Instagram, il cui link è presente in descrizione, perché potrebbero arrivare dei codici regalo anche per quest'app. Prima però bisogna esaurire quelli delle scorse puntate e non solo. Con la versione premium inoltre avrete anche diversi altri quadranti disponibili direttamente nell'app e utilizzabili un po' a piacimento. Oltre a questi ce ne sono poi di altri che andrebbero acquistati a pacchetti, ma in realtà non trovo davvero alcun motivo di farlo, visto che c'è una grande disponibilità di quadranti scaricabili in maniera del tutto gratuita da Google Plus, con il solo pagamento della versione premium di Watchmaker. E ora un'altra applicazione per personalizzare al meglio la vibrazione del vostro smartwatch in base alle notifiche. Si chiama Feel the Wear. Personalmente trovo fastidiosissimo avere continue vibrazioni per le email, Telegram, WhatsApp, i social e quant'altro, però al tempo stesso non vorrei perdere nessuna notifica. Ecco, in questo senso Feel the Wear è fondamentale perché vi permette di personalizzare il pattern di vibrazione di ogni singola applicazione. Ad esempio, io ho scelto delle vibrazioni diverse in base alla priorità della notifica. Per quanto riguarda Slack, ne ho impostate 3 di lunghezza ridotta, in modo tale da avere un avviso imperdibile visto che si tratta di messaggi di lavoro. Per quanto riguarda invece Telegram, bastano 2 vibrazioni visto che per me ha priorità inferiore, mentre per i social come Instagram o Facebook basta un'unica vibrazione. Ci sono comunque molte altre possibilità che vi permettono di riconoscere l'app che vi ha inviato una notifica prima ancora di guardare il display dello smartwatch, aumentando al massimo quindi la vostra produttività. L'app è gratuita, però ha alcune funzioni a pagamento, come il pattern di vibrazione manuale, cosa che personalmente non trovo fondamentale. L'ultima applicazione inizialmente l'ho trovata poco utile, però poi in realtà mi sono venuti in mente diversi contesti di utilizzo che ora vi spiegherò. Innanzitutto vi spiego cosa fa. L'applicazione si chiama Wear Gesture ed è completamente gratuita. In poche parole vi permette di creare delle gesture da fare con il dito per aprire automaticamente delle applicazioni direttamente dal vostro smartwatch. Prima però vi servirà richiamare l'applicazione da qualsiasi schermata del vostro dispositivo cliccando in un angolo ben definito. Ad esempio io ho impostato la zona di destra. Toccando quel punto si apre una schermata e posso fare la gesture. Posso ad esempio aprire la torcia direttamente, l'app di Google e tutte le altre presenti su smartwatch. Ciò però che mi ha convinto a utilizzarla è l'integrazione con Tasker. Praticamente potreste fare qualsiasi cosa a questo punto con lo smartwatch. Qualora non conosciate Tasker, è un'applicazione che vi permette di creare appunto dei task automatizzati, quindi una sequenza di azioni da eseguire automaticamente e in questo caso ogni volta che eseguite una particolare gesture sullo smartwatch. Ecco, Tasker vi permette di fare di tutto, quindi controllare dispositivi IoT che avete in casa, inviare ad esempio automaticamente SMS, mail e quant'altro. Tra l'altro offre anche delle integrazioni con snippet di codice Java, permettendovi di ampliare ancora di più le vostre possibilità. Ecco, uno degli utilizzi interessanti e utili che ho trovato è impostare un'attività chiamata SOS che mi permette, una volta richiamata, di inviare automaticamente un SMS a una persona fidata con la posizione corrente in cui siete in quel momento. Dopo aver creato questa attività, vi basterà associarla ad una gesture su Wear Gesture, quindi ad esempio alla lettera S. In modo tale si richiama l'attività impostata in Tasker e questo può avere degli riscontri particolarmente interessanti e utili. Ad esempio, se siete soliti fare escursioni in luoghi poco abitati e lontani da casa, una funzione SOS del genere potrebbe davvero salvarvi in determinati contesti. Con una semplice gesture, infatti, sul polso, potete in caso di emergenza inviare la vostra ultima posizione a un qualsiasi contatto senza bisogno di prendere lo smartphone, magari poco accessibile in alcune situazioni. Queste applicazioni, quindi, secondo me, rendono davvero unico il vostro smartwatch e cercano proprio di cucirlo sulle vostre esigenze. Quello che mi prefiggo sempre prima di una puntata sulla personalizzazione è questo, lo sapete, per gli smartphone, e ho cercato di farlo anche
per gli smartwatch. Fatemi sapere se l'idea vi è piaciuta, magari consigliatemi altre applicazioni per Android Wear qui nei commenti, visto che è un mondo un po' nuovo per me, non mi sono mai dedicato particolarmente alla personalizzazione di questi dispositivi, quindi mi interessa parlarne. Vi ricordo quindi di lasciare un like al video se vi è piaciuto, chiaramente, e di seguirci su Instagram, il link è in descrizione perché stanno arrivando sempre quotidianamente dei contenuti esclusivi e soprattutto che si vanno ad aggiungere alla nostra consueta programmazione sugli altri social, sul sito e su YouTube, quindi non sostituiscono nulla, ma di fatto aggiungono qualcosa in più. Da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net.